Now listen up. Bene, ascoltate. We're living at the worst financial crisis. Stiamo vivendo la crisi finanziaria più terribile di tutta la storia dell'umanità. Si tratta di una crisi che riguarda miliardi e miliardi di dollari che non potranno mai più essere ripagati. E qualunque governo che cercherà di ripagare questo debito distruggerà il proprio paese. Tutto quello che è stato cercato di fare è stato far sì che i cittadini paghino i nostri debiti. Ma dal momento che noi non possiamo pagare, non può pagare neanche il governo, e allora si rivolge alle istituzioni finanziarie internazionali di ripagare questo debito, che significa che chiunque cercherà di far questo distruggerà il proprio paese, che significa che in Italia persone come Mario Monti, che sanno esattamente quello che sta succedendo nel mondo, distruggeranno l'Italia apposta. Il vostro nemico è Mario Monti, è un traditore dello Stato-Nazione Italia, è l'uomo che dovrebbe essere messo in prigione, e dovete capire che questo concetto non è un concetto nuovo, perché questo era già una cosa di cui si parlava nel 1968 alla conferenza Bilderberg in Canada, dove si è detto che non è più possibile avere fiducia negli stati-nazione che facciano i lavori sporchi delle grandi corporation, e quindi qui si vuole creare una unica azienda globale a responsabilità limitata, perché le aziende hanno molto più potere di qualsiasi altro governo al mondo, e creature come Mario Monti sono semplicemente il sottoprodotto di questo sistema, e a meno che non ci liberiamo di questi cancri saremo di fronte alla più terribile crisi dell'umanità. Siamo alla svolta della storia, e la strada che prenderemo adesso deciderà il futuro dell'umanità.